Salve a tutti ragazzi, sono Poketonks e bentornati a Pokémon versione Zaffiro. Ok, Schiavemen aveva una pepita, quindi adesso innanzitutto comincerei a vendere qualcosa. Quindi faccio una breve sosta al Pokémon Market e poi torno. Ok, e adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Qui nel Pokémon, nel centro Pokémon, stavo dicendo Pokémon Center, non so perché. Allora, non vi ho ancora fatto vedere che se andate nel PC di Tonks, cioè ve l'ho già detto però non ve l'ho fatto vedere, potete depositare degli strumenti. E adesso deposito tutti gli strumenti che non mi servono. In questo modo avremo più spazio nell'inventario e staremo molto meglio. Il problema è che se mi ricordo di aver depositato è meglio, perché a volte io scordo di aver depositato le cose nel PC e staranno là per sempre, e non lo so, me lo segno da qualche parte magari. Comunque, dopo che abbiamo ottenuto da Vera nella scorsa parte gli occhialoni, che adesso vi faccio vedere, eccoli qua, permette di proteggere dalle tempeste di sabbia, andando qui nel percorso 112 e scendendo qui giù, sì, andiamo qui, noterete finalmente le barre! Esatto, e appena entriamo, la musichetta del deserto. Ok, allora, ho fatto un fail. Vado un attimo a cuor di lava e torno. Ok, praticamente ho tolto l'uovo, perché adesso non mi serviva. Perché infatti adesso troveremo, cercheremo almeno, il nostro quinto membro. Esatto, praticamente avete già sapete chi è. Perché è l'unico Pokémon decente che si può trovare qui dentro. Quindi appena lo trovo, se lo trovo, ve ne parlerò. Non è Cacnea. Comunque fatemi parlare anche di Cacnea. Cacnea è un Pokémon di tipo erba. Si evolve in un Pokémon di tipo terra buio. Erba buio chiamato Cacturn. È un decente Pokémon, ma non lo utilizzerò in quanto, anche se è verde, perché ho già un Pokémon d'erba. Ok. Mettendo Excalibur per primo faremo una cosa figa, in quanto Excalibur è di tipo acciaio e non viene colpito dalle tempeste di sabbia. Comunque lo cerco e torno. Finalmente l'ho trovato, cioè non è così raro, ma ci ho messo un casino a trovarlo. Ok, Trapinch. Trapinch è un Pokémon di tipo terra e mi piace, le sue evoluzioni sono wow. Comunque, Pokémon di tipo terra, ha un'abilità speciale chiamata Trappo Arena, se non sbaglio. Oppure un'altra. Spero di non farlo fuori con un comete. Comunque, Trapinch, Pokémon di tipo terra, si evolve al 36 e al 40, 42, 45, non mi ricordo a che livello si evolve l'ultima evoluzione. Comunque, l'avrete già, cioè, avreste dovuto saperlo che avrei preso un Trapinch, in quanto io adoro i Pokémon verdi e la sua ultima evoluzione, indovinate un po', è verde. Proviamo una Mega Ball. Go Mega Ball! Uno, due, tre! Uah! Caricatura dal primo colpo. Ok, Trapinch. I dati di Trapinch sono stati inseriti nel Pokédex. Trapinch è un paziente cacciatore. Nel deserto scava fossi micidiali e attende che la preda cada in trappola. Questo Pokémon può vivere senza acqua anche per una settimana. Ok, soprannome. Non ci ho ancora pensato. Dannazione. Fatemici pensare un secondo, eh. Ok, l'ho trovato. Non c'entra molto, però il semplice fatto che poi diventerà un Pokémon di tipo drago. Basta, quindi. Ok, Shiron. Shiron è un riferimento a Legends, in quanto Legends ha un po', ha un drago, appunto. Non so se conoscete Legends, è un manga. Sicura non so cosa faccia, ma me lo tengo perché mi piace. Attacco 47, difesa 30, bla bla bla, è lento. Ok. Gli do subito il condividi esperienza. Sicuramente ci ho messo tempo a scegliere il nome, però per adesso tengo Shiron. Comunque, qui nel deserto, come potete vedere, c'è la sabbia, e nella sabbia si trovano i Pokémon. Ancora non ve l'ho spiegato questo, mi dispiace. Comunque, al posto di utilizzare la bicicletta qui, equipaggerò il detector, perché ci sono un casino di strumenti nascosti. E attiverò anche qualche repellente, mi sa. Ok, un Cacnea.
Oh, tempesta di sabbia, bla bla bla. Ah, comunque questo è un buon esempio per farvi vedere la tempesta di sabbia. Ok, ve la faccio vedere nella prossima battaglia. Contro l'allenatore, perché adesso metto un super repellente. La 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 la. Ce l'ho, vero? Sì. Ok, qui dovrebbe esserci uno strumento. Esatto! Qui. Quindi sicuramente è su questa roccia. Hai trovato proteina! Ok, adesso iniziamo con le sfide del deserto. Ehi, quegli occhi non ti stanno bene, ma penso che siano meglio su di me. Decidiamo chi stanno meglio con una lotta. Queste battaglie non le velocizzerò, perché le voglio tenere, perché questa parte sarà del deserto. Sandshrew, già ve l'ho spiegato, quindi non ve lo spiego. Comunque vi posso spiegare le tempeste di sabbia. Allora, le tempeste di sabbia è una condizione meteorologica che, come abbiamo visto nella scorsa parte... Perfetto, sono di tipo volante, quindi non mi serve... Non è inutile che usa fossa. Adesso vi spiego anche questo. La tempesta di sabbia colpisce tutti i Pokémon che non sono di tipo... Cioè, colpisce tutti i Pokémon, cioè provoca un sedicesimo o un trentaduesimo del PS del Pokémon. Se questo non è di tipo acciaio, roccia o terra. Mi sembra che siano solo questi tre. Ora, all'acciaio era efficace? Ok, efficace, allora wow! E aumenta la difesa. Ok, fossa invece è un attacco di tipo terra, ve l'ho già spiegato quando siamo arrivati a Brunifoglia, che praticamente il Pokémon nemico, diciamo, va sottoterra e attacca nel turno successivo. L'unico problema con questa mossa è che se l'avversario cambia Pokémon in un Pokémon di tipo volante, voi siete al sicuro, in quanto fossa, come mostra di tipo terra, non è efficace contro i Pokémon di tipo volante. Se Skarmory fosse stato solo di tipo acciaio avrebbe fatto un bel po' di danni, ma non così tanti in quanto ho la difesa altissima in pratica. Gli occhialoni mi hanno impedito di vedere cosa succedeva di fianco. Comunque, qua è strapieno di strumenti, dovrebbe stare giù il prossimo, sì. E qui, lo sapevo, una polvostella. La polvostella sono come le pepite. Dai, tu sei uno scoprirovine. Da 30 anni sono alla ricerca di antiche rovine. Qualcuno mi può battere? Io posso. Sandslash. Sandslash è l'evoluzione di Sandshrew. Sandshrew. È difficile da pronunciare, diamine. Comunque, Sandslash. Decente. Molti dicono che... Cioè, ho visto nei commenti che ci sono alcuni che scrivono... e tu di ogni Pokémon che incontri dici che è un buon Pokémon. Allora, ci sono alcuni Pokémon che mi fanno schifo, anche a me. Però, volendo, comunque sono buoni Pokémon, insomma. Quindi, che dire. Anche se a me non piacciono e comunque sono dei buoni Pokémon, dipende, ve li consiglio o non ve li consiglio. Comunque, lacerazione, ok. Lacerazione è una mossa che ha... Empty, non so come si dica, praticamente può provocare più brutto colpo rispetto a una mossa normale. Ad esempio, all'acciaio ha un tot di probabilità di fare il brutto colpo. Lacerazione ha il doppio delle probabilità di fare il brutto colpo. In più, se avete un Pokémon con Mirino, con uno strumento tenuto che vi spiegherò tra poco, Mirino, che utilizza fuoco all'energia e usa lacerazione, il brutto colpo è quasi assicurato. Non è totalmente assicurato, ma è molto probabile. Ok. Insomma, 15 minuti contando che devo tagliare un casino di roba, quindi dovrei riuscire a farcela. A battere tutti gli allenatori qua nel percorso di terra, insomma, nel deserto. Ok. Tra-ta-ta-ta. Ok. E adesso mi sono un po' stancato di allenare Excalibur. Però lo devo allenare. Diamine. Vabbè, lo continuo ad allenare. Questa è un'altra... Mi hanno detto che ci sono fossi nel deserto. Dove saranno? Ta, 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 ta. Comunque, allora, ritorniamo un po' seri. Un altro Sandshrew. Mamma mia, quanti Sandshrew. Comunque, cerchiamo di restare un po' seri, ok? Allora, nel deserto si possono trovare due fossili che tra poco noi andremo a vedere, quindi non vi dovete quindi non vi dovete preoccupare, perché adesso ve li faccio vedere e nella prossima parte vi farò vedere una chicca un po' più interessante.
Ma dai, ora usa fossa. No. Comunque, sono due tipi di fossile. Se prendete un fossile, non potete prendere l'altro. Infatti adesso, dopo aver battuto questa... Ancora? Dopo aver battuto questa allenatrice, vi faccio vedere i fossili, appunto. E poi sfiderò anche gli altri allenatori. Tagliando le lotte o velocizzando, perché non mi va di stare tutto il tempo qua. Considerando che devo fare ancora un bel po' di cose, devo preparare un casino di roba. La cerazione mi fa un altro brutto colpo? No. Ah, diamine. Questa parte sta venendo molto brutta, secondo me. Comunque. Ah! Penso che Sandshrew abbia un'abilità che aumenta l'evasione nelle tempeste di sabbia. Oppure sono completamente sfigato io. Comete colpiscono sempre, però non colpiscono sottoterra. Non è effetto. Questa è ancora... Questa battaglia sono ancora peggio di quelle contro i Pucciena che usano Turbo Sabbia. Ok, facciamo una cosa. Excalibur mi servirà un casino nella prossima palestra. Ops, ho parlato un po' lontano dal microfono. Però... No, niente, non risponde. Ho il super repellente attivato. Ok, qui. Questa è una rovina. Adesso è sigillata. E ve la vedremo più avanti, perché c'è una subquest del gioco in cui serve quella... Cioè dovete memorizzare che una di quelle rovine è là. Ok, c'è un altro strumento? No. Ora, se non ci sono altri intoppi... No, questa l'ho già l'ho sfidata. Qua c'era uno strumento. Una caramella! Qui c'è un'altra allenatrice, mi sembra, da qualche parte. Sì, ok, non la voglio sfidare. Prima voglio passare di qua. Non si può passare, devo passare da qua dietro. C'è un altro strumento nascosto? No. Qui, eccoli qua, i due fossili. Allora, hai trovato il radifossile. Se lo prendi l'altro affonderà nella sabbia. Prendi ugualmente il radifossile? No, perché devo far vedere questi. Hai trovato il fossilunghia. Se lo prendi l'altro affonderà nella sabbia. Prendi ugualmente il fossilunghia? Sì. Hai ottenuto fossilunghia. E l'altro fossile sprofonda nella sabbia. Ben sì, questi due sono i fossili di due antichi Pokémon, ossia Lilip e Anorith. Li vedremo nella prossima parte. Sto facendo un picnic nel deserto. Questa è schioppata forte. Comunque, inizialmente per come sesto membro avrei dovuto prendere Anorith. Perché non ho preso Anorith? Ho visto che le poche mosse coleottero che ci sono in questa generazione sono appunto Taglio Furia e un altro o uno o due. Praticamente non c'è quasi nessuna mossa coleottero. Quindi ho deciso di lasciar perdere Anorith, in quanto, ma dai, in quanto utilizzerebbe solo attacchi di tipo roccia e essendo molto lento era praticamente inutile. Nelle prossime generazioni può diventare una bestia con tutte le mosse che si prendono. Ma in quella generazione no. Livello 22. Velocità più 0. Ok, Baltoi. Cambio Pokémon. Così tanto per... Vai, Lysadron! Comunque, Baltoi. Non so se l'ho già spiegato, ma se non ve l'ho spiegato ve lo spiego adesso. Baltoi, Pokémon di tipo Terra Psico. Comunque, ecco qua. Lysadron è colpito dalla tempesta di sabbia. Questo succede per i Pokémon che non sono di tipo terra, già vi ho detto. Ok, semitraglia. Ah, diamine, togli pochissimo. Comunque, sì, Baltoi, si evolve a livello abbastanza in là. È decente, però non lo utilizzerei mai, e dico mai, per una guida. Perché? Perché è lento. Comunque... No, no, che sto dicendo che è lento? No, ha le statistiche abbastanza bilanciate. Ma a me non piace come Pokémon. Ecco, questo è un esempio. A me non piace sia l'evoluzione che Baltoi. Non mi piacciono come Pokémon. Per questo, anche se dico che sono dei Pokémon decenti, io non li utilizzerò. Questo è un esempio, appunto. Comunque, siamo arrivati al punto in cui vi devo parlare di... È finito l'effetto del repellente. Comunque, dicevo,
L'altro Pokémon che potete prendere con l'altro fossile, ossia il radifossile, è Lilip. Lilip è uno dei Pokémon il quale tipo non... cioè, quasi nessuno si ricorda il tipo di Lilip. Ok, il tipo di Lilip è erba roccia. È un po' strano come tipo. Comunque, tutti i Pokémon che si risvegliano dai fossili sono parzialmente roccia. E tanto che tutti questi Pokémon Baltoi, Sandslash, Sandstrew e Trapinch, cioè sono Pokémon di tipo terra, non possono assolutamente toccare il mio Excalibur, in quanto è un Pokémon d'acciaio sì, ma è di tipo volante. Baltoi ancora. Baltoi. Ok, di caso altro posso parlare. Boh, nient'altro. Ah, Rapigiro, ecco. Rapigiro è una mossa speciale, diciamo così. In che senso speciale? È una mossa di tipo normale che quando viene utilizzata e nel campo avversario, cioè nel campo in cui, per esempio, Baltoi ha utilizzato Rapigiro, se lui l'avesse utilizzato quando io avessi usato, non so come si dice, praticamente spazza via le punte. Le punte ve ne parlerò più in là quando Excalibur cercherà di apprenderle, in quanto è una mossa a punte che si può apprendere. Do. Questa parte sta venendo di schifo, ma non la voglio rinarrare o rifare. E non mi puoi fallire all'acciaia. Ah, dannazione. Comunque, una buona notizia invece, che non ho ancora detto. Ho trovato un altro gioco e ci sto... cioè un altro gioco su cui fare la guida, perché sapete, io di solito mi sposto abbastanza, cioè registro e quando ho tot party comincio a caricare. Così è stato per Zaffiro, io mi sembra che ho cominciato a caricare dalla parte... quando avevo pronta la parte 5. Mi sembra, se non la parte 6. Comunque sì, ho trovato un altro gioco di cui non vi dirò il nome. L'ho scaricato ed è stupendo. La guida sarà in... sarà dopo Zaffiro, perché non voglio perdere e... taccami con l'acciaio, usa Foss. No. Ora, un secondo però. Brutto colpo, logicamente. Voglio solo sapere una cosa in particolare. Se io vado a controllare un attimo l'acciaio, è beccata. Dov'è? Ecco, beccata 100 alla 190. Ok, perfetto. Sandslash ha l'abilità, non so come si chiama, comunque un'abilità che durante le tempeste di sabbia aumenta l'evasione. Mi sembra che si chiami sabbia velo, non vorrei dire una stupidaggine. Non si vince solo di buon umore, bla bla bla. Ok. Mi spiace se questa parte è stata così cessosa, ma ultimo incontro con i Pokémon selvatici, Baltoi, che è abbastanza raro mi sembra in questo gioco. Ok, scusate l'interruzione, ma è entrata una persona in camera mia. Comunque, io qui vi saluto e ci vediamo alla prossima parte, dove faremo un altro paio di cose. Quindi, alla prossima parte, ciao da poco!